Siamo, sì. Allora, grazie a tutti e tutte di essere questa sera alla presentazione del libro di Tempi Selvaggi, scritto, vediamo qua, Roberto Colombari, con l'illustrazione la parte grafica bella, insomma, estetica di Cesare Ferrioli. E poi inizio da là in fondo che c'è Marina, la Marina che è di Parma, che è stata presente nella scena del punk della Bologna di quei tempi, ecco. Poi qui abbiamo Steno. Ciao. E quelli che, insomma, lo conoscono, sono anche il cantante di Nabat. E qui praticamente parliamo, il libro parla della scena punk degli anni 80. La scena punk degli anni 80, quello che ha generato le generazioni successive, così come gli anni 90, e nel 90 dove sono create diverse band a Parma, tra cui anche gli FFD. Gli FFD, dove il cantante Mono compagno antifascista, Mono membro di Parma Rude, Mono membro del Soul Scooter Club Parma, che è presente nella scena della punk degli anni 90, e noi come Parma Rude abbiamo voluto dedicare a lui l'iniziativa. A te, Mono. Riportando comunque, perché io sono una scena di diverse, cioè dietro, forse sarebbe stato bello. Spiegaci un attimo, Roberto, più o meno di che cosa parla, ecco, il libro. In sostanza l'hai già detto tu, mi scuso per la voce che l'ho persa nella giornata, parla di quello che vivevamo nei primi anni Ottanta. Se volessimo dare un limite al libro, libro 80-83, ci limitiamo a quel periodo, e la fine del libro è un evento che credo che tutti lo ricordano, ma per noi fu abbastanza rilevante, il concerto, il terzo raduno OI che si tiene a Certaldo, il terzo raduno Skinhead, l'abbiamo usato un po' come simbolo per la fine di un certo tipo di modo di vivere le cose, se non altro, poi magari entriamo più nel dettaglio successivamente. Quando ci chiedono perché abbiamo deciso con Cesare, e poi con l'aiuto di tanti altri amici che abbiamo poi rincontrato, di scrivere oggi a distanza, non voglio contare gli anni perché sono troppi, per riscrivere oggi di quei tempi, diciamo sempre scherzando, perché tutto quello che raccontiamo è caduto in prescrizione ormai, quindi nessuno si dà più la caccia su quello che raccontiamo, perché tutto quello che è raccontato nel libro è accaduto veramente, non magari al protagonista, che anticipo, mi perderà lì una domanda su cui eravamo d'accordo, nell'anticipo, poi passo la parola ad altri naturalmente, il protagonista che si chiama Nove, ha un senso, anche se volete, un senso simbolico, il nome, il soprannome che abbiamo trovato è un patchwork di tanti amici che hanno vissuto quei momenti, quindi tutti gli episodi che vive lui li ha vissuti magari qualcun altro, ma sono tutti, lo ripeto, episodi concreti e vivi di quei giorni, di quello che si viveva in quei giorni. Bellissimo, grazie. Poi, nel senso, leggendo anche il libro, no? Così ci sono delle illustrazioni grafiche fatte da Cesare, bellissimo, nel senso che riesci proprio a vedere, nel senso, leggi la pagina, proprio viene mostrato, cioè proprio dal disegno, insomma, questi collage, ecco, diciamo, di diverse foto, no? Così messi insieme, che comunque rappresentano veramente quello che abbiamo letto nelle pagine successive, ecco. Tu, Cesare, hai fatto una ricerca, è stato difficile, non credo, perché tu la voce sei messo comunque in parte in quella situazione lì, a livello artistico, ecco, io chiamo artistico. Diciamo che il linguaggio del libro è un linguaggio misto fra quello che è romanzo scritto e, appunto, come dicevi te, grafica, che nello specifico sono collage, no? Il collage è una scelta stilistica spontanea, perché era il modo di rappresentare di modo grafico e anche simbolico le situazioni, le idee di quel periodo.
ed è un, diciamo, un tipo di arte che è tipica del Novecento, parte addirittura con il futurismo, si sviluppa con il Dada, con il situazionismo degli anni 60, che il punk mutua proprio dal situazionismo anni 60 diciamo, l'idea e la pratica del collage, tipo Jamie Reid, il grafico dei Pistols, della copertina dei Pistols che tutti conosciamo, era uno studente d'arte assieme a Malcolm McLaren, e in quegli anni, nel 67, 68, 69, in cui loro studiavano arte, e proprio esplodevano le rivolte di Parigi, e i situazionisti parigini usavano il collage come i dadaisti o i lettristi, che erano quelli precedenti a loro, come, diciamo, come modus raffigurante e molto semplice, perché pieno di immagini trovate sui giornali, di slogan, di lettere da poter ritagliare, quindi un modo di rappresentare la grafica veloce, istantaneo e molto rapido, perché le persone erano abituate a leggere i giornali e a vedere le foto dei tabloid, no? dei mensili, e quelle immagini ritornavano ristrutturate in altre forme a rappresentare altro, no? E quindi un modo di usare la grafica, diciamo, veloce e intuitivo, simbolico, che il punk mutua, no? Da situazioni precedenti, partiamo appunto dal futurismo, e il punk e le fanzine fanno parte della nostra, diciamo, della nostra retrospettiva visiva, no? In quegli anni il modo di comunicare avveniva attraverso fanzine, non c'era YouTube, non c'era Facebook, non c'era Instagram, quindi le persone comunicavano tramite questi giornalini, i kids comunicavano attraverso questi giornalini fotocopiati con le Xerox, no? Da bassissimo costo, dove appunto si ritagliava, si scriveva a macchina e si ritagliavano le scritte a macchina e si incollavano su queste pagine che poi venivano fotocopiate. Il tutto per dire che questo libro parte dal concetto appunto di paginazione delle fanzine, e ha ovviamente un modo di tipografico ovviamente standard, più da romanzo, no? Di essere organizzato. Però la logica parte dalle fanzine che noi ci rivocavamo parlando, io e Roberto, qualche anno fa, quando abbiamo avuto l'idea di creare questo romanzo, no? Quindi la parte letteraria l'ha sviluppata lui, la parte grafica l'ho sviluppata io, ma abbiamo poi collaborato, ci siamo, diciamo, aiutati l'un con l'altro a dare input, lui sulla grafica, io anche su certe linee letterarie del racconto, ed è venuto un buon lavoro. Come se noi fossimo in una band, ci siamo immaginati questo. Il ragionamento fu proprio quello: facciamo finta di essere una band che deve sviluppare un brano, no? Con un testo, un arrangiamento, e facciamo un libro. Quindi non più un libro solitario, no? Il classico modo di creare un romanzo che abbiamo tutti noi nel nostro immaginario, il letterato che crea il romanzo nella sua stanzetta da solo e sviluppa un testo, no? Questo testo è frutto anche di tanti ritrovi con amici dell'epoca, non tanto per evocare una sorta di amarcord, no? di quei momenti, ma quanto per ricordare quali fossero le pulsioni politiche esistenziali che ci muovevano, no? Che in parte sono quelle che ancora persistono in noi, perché per noi il punk è stato largamente formativo, cioè il mio modo di pensare ancora è quello, è ovviamente sviluppato da quello, quindi per me è una parte fondante del mio essere. E abbiamo parlato con molti nostri amici dell'epoca, li abbiamo rivisti, ed è per quello che lui diceva, Roberto, che la biografia del personaggio narrato nel libro è una fusione, no, di varie storie, perché sono storie che abbiamo captato dai nostri amici quando facciamo queste riunioni, ritrovi, e il tutto è andato a confluire dentro a questa storia. Ossia una storia collettiva, e il libro è un concetto collettivo di storia e di lavoro anche. Grazie. Prego. Allora, magari chiedo qualcosa anche a Steno, poi dopo così. Giustamente. Torniamo. Allora, Steno, tu vieni nominato, ci sei sempre nel libro. C'è sempre, cade e ricade. Sempre è stato e sempre sarà. Sì, sì, dai, sì, sì. E, allora, dal libro, a parte che vedo un po' tanto, no? Cioè, io volevo fare questa domanda che mi incuriosiva. Questo salto, diciamo,
prima viene Raff Punk, Nabat, cioè nel senso, cioè come musica c'è, cioè questo cambiamento da questa musica così più, quei suoni più veloci, più, e a noi, cioè ai Nabat, ecco, e come mai questo cambiamento che si può... Certo, ma allora va detto questo, cioè lui non esisteva ancora in quel periodo lì, però c'erano gruppi come gli Sham 69, come Angelic Upstart, che in certo qual modo a me piacevano di più che molti gruppi hardcore che invece gli altri ascoltavano, però questo non era poi così importante ai tempi. Cioè ai tempi era importante stare insieme tra noi diversi, perché eravamo una minoranza, e quindi non ci si badava tanto a questi aspetti qua. Poi comunque nel tempo queste cose sono apparse un po' di più, no? Nel senso che comunque a me piacevano di più certi episodi, diciamo, di musica riconducibili poi al punk rock, quello classico, diciamo, no? Strofa, ritornello, coro, che sia, mentre gli altri erano più su una vena rumorista, cioè avevano dei gusti e degli ascolti anche un po' diversi da noi, da me, ecco. Per cui ci alternavamo al basso e alla voce, io e Giampi è Elena Velena, ai tempi era ancora Giampaolo, e io lo chiamo ancora così, scusate, ma non riesco a vedere ancora adesso la differenza, sono abituato a vedere le persone non dal punto di vista sessuale, ma per quello che valgono, no? Quindi non vedo ancora le differenze, però Elena Velena lui ci tiene tanto, o lei. Per cui ci alternavamo al basso voce, noi, e il repertorio di Raff Punk era un misto. Io avevo 4-5 brani che avevo portato nel gruppo, e poi c'era Giampi con Pertini in Partigiano, le cose che sono state poi di fatto quelle che più hanno veicolato, no? Nei Raff Punk, perché poi io sono rimasto con loro forse un paio, forse 3 anni, non ricordo neanche bene quanti anni, comunque abbastanza tempo, e poi quando ho avuto l'opportunità di conoscere altre persone come me, che comunque c'erano all'interno del primo collettivo di punk, no? Noi ci trovavamo al Cassero, centro anarchico di Bologna, che era l'unica struttura, l'unica forma aggregativa che non aveva niente contro di noi, capite, perché non ci voleva proprio nessuno a noi, né i compagni non ci volevano, cioè pensavano che noi fossimo delle persone molto ambigue, e ci cacciavano fuori un po' da tutti i posti, anche dalle osterie. Gli unici che veramente ci ospitarono, e loro malgrado forse ci hanno aperto le porte, sono stati gli anarchici, non è un caso questo. Comunque sì, tornando al discorso dei Raff, quindi alternavamo due repertori diversi fra loro. Poi dopo io all'interno del Berneri conobbi altre persone e cominciamo ad avviare il discorso dei Nabat. E quindi lasciai i Raff Punk, tra noi non ci fu nessun tipo di dissidio, di scazzo, di nessun tipo, fu solo una scelta, tra virgolette, chiamiamola artistica. Andavo a fare una cosa che a me, che io sentivo di più rispetto alle sonorità che comunque il gruppo stava prendendo, però quelli erano i miei fratelli, con loro ho condiviso i primi anni del punk a Bologna, e vi garantisco che non era semplice, si pigliavano dei gran coponi, sapete cosa sono i coponi? Non era facile, garantisco, non era facile per nessuno di noi, anche perché noi eravamo molto riconoscibili ovviamente per come ci vestivamo, invece gli altri no, quindi dovevi sempre stare molto attento a chi avevi davanti o di dietro, quindi non era un bel vivere, però noi era una croce che ci portavamo volentieri, perché avevamo un'idea in testa. E quindi sì, questa è la nascita dei Nabat. I Nabat fanno il loro poi primo concerto all'interno del centro anarchico Berneri, e diventano una costola un po' di Raff Punk, rappresentano quella parte della musica punk che i Raff non facevano, no? Quella un po' più allegrotta, se vogliamo, più tesa al ballo piuttosto che no,
sempre con testi direi abbastanza sul pezzo, però insomma musicalmente l'altra faccia della medaglia. Ecco, poi non so se ti ho risposto. Sì. Posso puntualizzare una cosa, no? da quello poi che negli però anni... Non so per tutto. No, perché venivo anche io al centro anarchico con Bernieri, nonostante fosse un ragazzino, e queste cose le ho viste, ma per spiegare allora una questione, che lo street punk, cosiddetto OI, nel tempo, e l'anarco punk, anche allora non si diceva ancora anarco punk, ma lo divenne, si differenziano e divergono, perché alla fine, diciamo, l'anarco punk diventa quasi una costola del vecchio movimento studentesco e del 77 per le modalità anche con cui vengono approcciate la politica, per esempio. I testi sono fortemente politici, mentre Nabat cominciano da subito a formulare dei testi che sono più vicini a lui, nonostante esista ancora lui, perché parlano di situazioni di strada, le situazioni di tutti i giorni, cosa che noi kids io capivo di più, perché la metafisica politica di Giorgetti, di Giampaolo, io non l'afferravo, non riuscivo a capire quel linguaggio politico così derivante dal movimento studentesco, perché Giampi e la Laura, comunque i Raff Punk, diciamo quella parte di Raff Punk, proveniva già dall'esperienza degli indiani metropolitani, che sono il tardissimo, diciamo, no, modo di rappresentare il movimento studentesco del 77. Nabat, Steno, Steve, Gianni, Opi, la prima formazione di Nabat, sapevano di qualcosa di più, un po' più verace, meno per aria, molto più terra terra. Io sentivo parlare di strada, di casa. E avrei voluto una casa mia, no? Non vivere con i miei genitori. Loro parlavano, sono senza soldi e sono senza casa. Il messaggio era molto semplice, più che di una metafisica di partigiani, resistenza, che poi volevano dire il contrario di quello che significavano. Per me era più facile, e molti kids come me apprezzavano un linguaggio più semplice, che non voleva dire più stupido, anzi voleva dire essere avere un linguaggio più diretto ai kids della strada. Solo questo, volevo puntualizzare questo. Grazie, dopo ritorniamo sull'argomento, però adesso volevo un attimo presentare Marina. Marina è di Parma, come avevo detto prima, no? Così, e cioè, ha scritto comunque, ci sono qualche sua testimonianza in qualche pagina nel libro, e comunque ha fatto parte della scena lì a Bologna, così negli anni Ottanta. E la mia domanda era: come mai ai tempi allora eri ragazzina, immagino, così, no? Cioè, arrivare a Bologna, ecco, cioè, ma a Bologna, poi prima, cioè, nel senso, leggendo, no, così c'era questo ritrovo al Disco d'Oro, sì. Cioè, che era ritrovo, cioè, non so, magari ti immaginavo più, non so, ma forse più vicine. Sì, arrivare a Bologna e a quegli anni che eri piccolissima, immagino, no? Cioè quell'idea, l'idea, esatto, cioè, ovvero, c'erano le franzine, non c'era internet come adesso, che puoi arrivare nei posti impossibili, ecco, che è molto più facile, ecco, insomma, se ci spieghi un attimo, grazie. Allora, sì, è vero, sono di Parma, sono nata a Parma, non c'è effettivamente una scelta di andare a Bologna piuttosto che... Questa è una cosa individuale, cioè io... mi sento di appartenere, cioè da piccola dicevo sono cittadina del mondo, quindi già questo, più grande non volevo il passaporto, però... E si sente male con queste cose. Quindi non è che ho scelto, sì, si sente veramente bene, mi sentite, vero? Sì, molto meglio. Forte e chiaro. Niente, è una cosa molto personale, nel senso, a me piace viaggiare, mi piace vedere, mi piace visitare altri posti, da sempre. Non riesco a fermarmi in un posto solo, tant'è vero che Bologna è stata una prima tappa di tante altre negli ultimi 40 anni. Quindi, ok, Parma mi ha iniziato, diciamo, per quanto riguarda il discorso del punk. E sì, sono stati momenti difficili perché è stata una lotta. Parma, città provinciale, provincialissimo come credo voi tutti sappiate e sentiate ancora adesso. E io volevo conoscere tutto quello che era anche il resto dell'Italia, no? La realtà in Italia per quanto riguarda i punk, il movimento.
E quindi Bologna, oltre a essere la capoluogo, era anche vicina. Quindi Bologna è un attimino più aperta, senza voler togliere nulla a quello, innanzitutto agli amici, che io ricordo purtroppo qua non ci sono, ma i vecchi si sa com'è, non ci sono stasera, con i quali io posso dire, senza esagerare, ho lottato insieme in quegli anni. Però Bologna comunque ha una mentalità, vuoi per l'università di allora, una cosa un attimino più aperta. E quindi Bologna mi ha, gli amici che comunque rimangono, mi ha accolto molto meglio di quanto, insomma, non vivessi qua a Parma, ecco, al tempo. E fra l'altro io a Bologna ho vissuto una realtà che qui a Parma io non conoscevo. L'unico posto occupato di cui mi ricordo era il Mario Lupo, cioè l'ex macello, che era ai tempi occupato dai compagni. Ne voglio parlare perché non sono esperienze bellissime, anzi, zero. Cercavamo con Franzo, che penso conosciate, ok, di andare a provare, così avevamo messo insieme, eravamo in quattro, no, il gruppetto, giusto per fare qualcosa, eravamo ragazzini, e l'unico posto era quello. Già lì difficoltà, perché appunto non eravamo, non so, del PC piuttosto che eccetera eccetera. Esatto, e questo non ci stava bene, perché noi comunque eravamo fuori le parti, e questa era una cosa che ci veniva da dentro, non è che non voleva, vabbè. E quindi Bologna, insomma, voi lo sapete anche voi, è una città per i giovani sicuramente più accogliente. E appunto, dicevo, ho vissuto una realtà che qua non c'era, che era quella delle case occupate. Le case occupate a Bologna erano anche dei laboratori, se si può dire così, per tutto quello che era il movimento punk. Quindi escludiamo quello che è i vecchi compagni, che magari alcune le avevano aperte loro, no? Ma proprio era creativo, non ci si abitava solamente. Ad esempio, io ero in Via Galliera, sotto c'era stata fatta una sala prove, che io non avevo mai visto una cosa del genere. E quindi tutto il periodo in cui ho abitato a Bologna, questo per me è stato veramente un'esperienza, e l'ho scritta nella prefazione. Senza voler togliere nulla a Parma, ok, ripeto, e mi sarebbe piaciuto che, ne ho visto solo uno, no, dei Boito Kids, perché all'epoca loro si erano messi insieme praticamente poco dopo che io me ne ero andata, però ho visto solo uno, mi sarebbe piaciuto che ci fossero stati, visto che li avevi invitati. Il pranzo doveva venire pronto, non poteva. Lo so. È stata una cosa dell'ultima. No, vabbè, ok. Comunque, no, con loro, insomma, sono stata molto... Questa è una delle ragioni per cui, appunto, ho voluto, mi è stato chiesto, e ringrazio gli amici, i vecchi amici di sempre, di scrivere qualcosa che mi collegasse e includesse alla storia di Bologna. Poi da Bologna in poi c'è troppo da raccontare, ok? Queste qua. Ah no, volevo fare un'altra cosa, un piccolo appunto. Io volevo, collegandomi a quello che ho appena detto, ringraziare la Lilli, perché vabbè, si è sbattuta moltissimo per questa cosa qua. Io non avendo giro, perché non ci sono mai, perché sono sempre a Bologna, o se no, vabbè, adesso sono anche bloccata qua da 2 anni in Italia. Lei si è sbattuta moltissimo per questa cosa qua, e ho visto oltretutto, sì, esatto. Io lei non la conoscevo, quindi ci siamo incontrati e ho detto: guarda, io avrei bisogno di qualcuno che conosce la città, perché lo devo dire, la città, la gente, non ho giri, non conosco i posti, non conosco i locali. Quindi lei ha fatto veramente, secondo me, un lavoro importante. E poi anche per il fatto che porta avanti un discorso che, insomma, Parma
ne ha bisogno, secondo me. Ok? Grazie. Grazie a te. Infatti anche Mono, quando ho creato il Parmarude così, era molto contento della cosa, ha detto brava, che nel senso come la scena punk, no? Così, proprio il supportare in modo che vada avanti, ecco. Cioè, quello ci teniamo, insomma. Io premetto che non metto lingue perché non l'ho conosciuto, sembra che io non sia, io sono stata dappertutto e da nessuna parte praticamente, perché tutte le volte non c'ero, però sì, esatto, quindi c'è anche questo fatto qua, no? C'è questo passaggio di testimone che secondo me è importante, perché ragazzi, quando si dice che il punk non è morto, ragazzi, io ci credo ancora, io ci credo, credeteci, c'è qualcuno che ride. Esatto. Niente, allora, prima parlavi che hai parlato delle case occupate, no? Così, e quindi siamo un po' nel discorso un po' politico strada, no? Cioè ci siamo più o meno, ma non solo te, nel senso come Marina, ecco, nel senso come ambiente che si è trovata lì a Bologna, ecco. Infatti tipo entrando nel libro c'è Nove che tira fuori questa cosa delle case occupate, ecco. E io volevo chiedere questa cosa, che a un certo punto, che Nove, Disco d'Orni, cioè il centro Nacco, il posto dove hai nominato tu prima, Berneri, no, così, che frequenta tutti questi posti qua, e a una certa, tra tante cose diciamo, nella storia, non così, c'è questa divisione che viene scritto nel libro tra gli anarchici e nichilismo, cioè e nichilisti, ecco. E se volete sono spiegarci... anarchici anch'essi, cioè esatto. Anarcopunk e nichilisti. Okay. E se volete spiegarci bene, cioè nel senso che io leggendo nel senso il personaggio, no, non so se volete spiegarlo meglio così, anche chi non lo sa bene nel senso la differenza tra... proprio la definizione in sé di nichilismo anche, ecco, che spesso possiamo spiegare, credo siamo in quattro sul palco, poter rispondere ognuno avrà il suo punto di vista. Anche Steno ci ha fatto anche una canzone. Io potrebbe avere il proprio punto di vista differente. Io magari la racconto brevissimamente, cronometrata, sto sotto i due minuti, comunque leggendo un piccolo pezzo del libro e dando il mio punto di vista, che è il punto di vista che poi leggerete nel libro di chi l'ha vissuto in termini del tutto apolitici, col rifiuto totale di qualsiasi cosa si avvicinasse alla politica, al movimento, a quello che dicevamo proponeva la realtà in quel momento, una realtà fortemente politicizzata. Scusate, faccio una micro lettura, sono veramente poche righe. Il punk, vestiti strappati, squarciati, sgualciti, ciupati, scarabocchiati, sbagliati, spille da baglia attraverso le labbra, graffe d'acciaio ficcate nella carne, sacchi per l'immondizia a fasciare le gambe, cravatte appese al collo con nodi come nodi scorsoi, parole a disegnare maniche e gambe, capelli tranciati più che tagliati, tinti dei colori più improbabili con i più improbabili dei sistemi, nuvole spesse di mascara nero sulla pelle bianca, divisi che mostravano come non gliene fregasse nulla di te e soprattutto nemmeno che a te non fregasse nulla di loro. Ognuno diverso dagli altri, ma comunque uguali, perché se vedi una divisa blu, ecco uno sbirro. Quello con la gonna lunga la sera sarà un prete, ma quello con i capelli del colore di quanto hai vomitato all'ultima sbronza ti dice semplicemente e chiaro come gli faccia schifo tutto. E in sostanza il mio punto di vista è questo, il fatto di non avere, di non essermi mai avvicinato troppo a quello che erano i punk anarchici in generale, ma essere rimasto. Concordo, il fratello Steno è il discorso del rifiuto di qualsiasi regola, ma anche per stupidità se volete, ma tutto quello che vedevo, che mi veniva presentato era difficile da meditare, forse il mio obiettivo magari un po' limitato era bermi la sera dopo una birra in più della sera prima, non lo so, forse era quello, ma era veramente il rifiuto di qualsiasi cosa proponeva il mondo che avevi attorno. L'assenza di futuro era una cosa sentita, palpabile e interiore. No future era una cosa sentita nel vero senso, quindi anche la iperpolitica che pensava a organizzare il dopo, un'ipotesi di rivoluzione, non era accolta, ed è la verità, da noi kids era molto
molto ancora giovani e ancora scevri di politica, nel senso anche di approfondimenti politici. Però la sensazione era un'assoluta voglia di una visione libertaria assoluta, era un anarchismo sincero, un'anarchia pura, non mediata da letture o diciamo approfondimenti saggistici, eravamo sinceramente anarchici. Però c'era l'altra parte che era più dotta, diciamo, e più utilizzava appunto il linguaggio della politica, molto derivante anche dal linguaggio della sinistra extraparlamentare. A me questa cosa strideva, come penso stridesse a Roberto e sicuramente a Marina, a Stella e tanti altri di noi. Strideva perché noi volevamo, e qui concludo, dare un taglio netto con quello che era il 77, perché in verità i compagni, che pur essendo prima un po' nemici perché ci correvano dietro perché eravamo vestiti di nero e non capivano le svastiche che vedevano addosso a Sid Vicious, no? In realtà non capivamo neanche il loro linguaggio, perché in realtà aveva perso, la rivoluzione era stata persa, era finita quella cosa, c'era un mare di eroina che inondava la città e molti di loro si facevano, a me questa cosa faceva rigetto. Io ero un kid di 15 anni, vedevo questi zombie, ovviamente non stiamo parlando di tutti i compagni, una parte era stata intercettata da questa repressione chimica dello Stato che attraverso l'eroina, e vedere queste persone di lotta continua farsi delle pere dopo aver parlato di rivoluzione, io vedevo solo dei perdenti, non potevo aderire neanche a un linguaggio simile che ne mutuasse anche le modalità, e poi Raff parlava con quelle modalità, adesso non vuol dire che e, capitemi, cioè avevano mutato il linguaggio, non è che i contenuti fossero identici, però solo sentire parlare politichese già mi creava orticaria. Io sto parlando di me allora, quindi dovete capire anche il contesto, qua si parla di 1980 in questo romanzo, 1981, 82, 83, dovete contestualizzare kids di 16, 17, 18 anni in quel momento. Quindi per noi il punk era rivoltare e distruggere tutto veramente. Anche loro, anche i compagni che avevano qualche anno più di noi, che erano i nostri fratelli maggiori, perché avevano fallito quello che dicevano e si erano piegati al sistema anche attraverso l'eroina, che era una cosa stupida. Io non riuscivo a capire questo. Perfetto, grazie. Questa cosa, è una sensazione di pelle proprio. Steno? Beh, vabbè, adesso tralasciamo l'analisi su quello, sulla fine del movimento, perché se no non finiamo più. In realtà tutto finisce anche per dopo l'uccisione di Francesco Lo Russo, ma questo è un altro discorso, ne parleremo al prossimo libro. E invece per quanto riguarda nichilisti, pacifisti, partiamo dal presupposto che entrambi fanno parte dell'anarchia, no? Cioè entrambi i gruppi si definivano anarchici. Una parte era quella pacifista che, se vogliamo, era quella più nuova, cioè era la novità, un po' perché veicolati dai Crassi, no? Che erano un po' il verbo per tutto questo movimento, questa corrente, chiamiamola così. E quindi diciamo sortivano una nuova immagine degli anarchici, perché gli anarchici, insomma, poi non lo dico io, cioè la cultura degli anarchici, la letteratura degli anarchici è fatta di persone che sparavano ai re, che uccidevano i potenti, no? Penso a Gaetano Bresci e a tanti altri che andavano magari in banca con le pistole. Ecco, noi avevamo invece bisogno di una, siccome non condividevamo certe fasi del pacifismo, perché ritenevamo che fosse un po' fuori luogo e poco attaccato alla realtà, noi dovevamo combattere, capite, per strada, cioè non potevamo essere passivi agli insulti, alle provocazioni delle altre persone. Eravamo per reagire, per cercare di ritagliarci anche noi una sorta di rispetto, ecco, che comunque le persone dovevano avere di noi. Quindi non eravamo tanto propensi a porgere l'altra guancia e spesso abbiamo reagito a questo, no? Ecco,
essere nichilisti voleva dire pensarla in questa maniera qua, e avevamo bisogno di differenziarci perché avevamo idee diverse rispetto a come condurre la lotta. Quindi il nichilismo proponeva queste cose. Nella storia dell'anarchia ci sono vari movimenti nichilisti, diversi anche fra loro, però tutti hanno una matrice comune, che è proprio quella di come rispondere alla lotta al sopruso. Per cui questo è. In realtà poi dovete pensare che tutto questo veicolava nella testa di persone che avevano 17, 16, 15 anni, no? Per cui anche noi nella nostra ingenuità cercavamo di caratterizzarci in questa maniera. In realtà eravamo tutti molto amici, e quando qualcuno faceva male a qualcuno di noi, si interveniva tutti, capite? C'era una cosa che adesso purtroppo c'è un po' meno, che si chiama solidarietà. E quindi, visto che noi non eravamo poi così tanti, né con le N, né con le A, quindi quando i ragazzi ci chiamavano noi andavamo a dare una mano. Per questo io non sento questa divisione, forse perché ho fatto parte di entrambi i gruppi, ma mi sembra sciocco oggi ancora stare a rivendicare questa cosa, perché il gruppo era un solo, di fatto, cioè per quello che posso pensare io. Grazie. Allora, rimanendo sempre, cioè, parlavi adesso di gruppo, no? Il gruppo era lo stesso, eccetera, però io mi ricordo, c'è scritto anche nel libro, questa, un po' la divisione c'è stata quando in questo famoso terzo raduno di Certaldo, dove vabbè, una divisione c'è stata, nel senso tipo non so, i rip-off che stavano su, insomma, con sì, questi gali. Ma lì parliamo di tutto un altro momento, cioè sì, lì è già 83, è cominciata l'epopea degli skinhead. Cioè, in Abbath poi creano insieme ad altre band il movimento OI, aiutati anche da Gary Bashin, no? Che finalmente conia il termine dell'OI Music, che fino a quel momento non avevamo. Nascono, vengono fuori i primi OI album, e da lì in Abbath si calano perfettamente, una scarpa che ti calza molto bene, no? Per cui nasce l'OI, ecco, e quindi a questo punto i punk escono un po' dal nostro contesto, se vogliamo, pur rimanendo nella musica e nella radice, che comunque è quella. Dopo c'è il popolo skinhead, capite? Il popolo skinhead all'inizio era uno, anche lì stesso discorso, no? Cioè, nell'OI rientravano tante teste, no? Anche se Gary Bashin comunque parlava molto chiaro e il messaggio che si mandava era molto chiaro, però c'è stata molta promiscuità all'inizio, fino a Certaldo. Allora, ci sono tre raduni OI, lo spiego per quelli che magari non lo sanno. Avevamo lì, cioè, l'esigenza di conoscerci, no? Parlo degli skinhead a questo punto. Avevamo bisogno di contarci, di capire in quanti eravamo in Italia. Quindi facemmo il primo raduno a Monza, che fu un successo tutto sommato, solo per questa cosa che sarebbe bellissima a parlarne, no? Del primo raduno a Monza all'Art Nouveau, scusami, mi veniva il nome, perché tra l'altro stanno facendo un libro pure loro, perché lì ci fu una rivolta popolare quando arrivammo in questo centro sociale, capite? E l'Art Nouveau era un posto, era una piccola casa colonica al centro di una serie di palazzi, tutti di tipo come popolare, no? Di edilizia popolare, piena di gente che ovviamente non aveva tanti soldi, no? Che però non aveva mai visto un punk e tantomeno uno skinhead, e quindi ci fu una mezza rivolta popolare con tutte le persone che assiepate e attaccate alle porte di questo centro, dove noi invece barricati dentro continuavamo a fare il nostro concerto finché non è arrivata la polizia. Una cosa incredibile. Mai successo. E fu bellissima questa, cioè fu comunque molto, una cosa con molta, con i nervi tesi, però
fu l'inizio di tutto. Poi ci fu Bologna, dove invece le cose andarono leggermente meglio, e poi ci fu Certaldo. Certaldo, intanto i raduni avevano preso un po' più di consistenza, la gente cominciava a venire a sapere che c'erano, soprattutto perché, come diceva prima Cesare, pensate che non avevamo né internet, niente di tutto questo, quindi con le fanzine, con, anche con le telefonate, con quelle poche interviste che le radio di movimento a quei tempi ci concedevano, ecco, tutto è stato, ma soprattutto col passaparola, e ci trovammo veramente in tanti questa volta, molti di più di quelli che dalle due volte precedenti, per cui ci fu un, lì ci fu un casino, cioè, arrivò anche gente che, insomma, con noi non aveva tanto a che vedere, gente interessata a un movimento che stava nascendo, che si muoveva in maniera autonoma in tutto il paese, no? Senza un riferimento politico, questo creava interesse ma anche fastidio, capite? Per cui abbiamo avuto i problemi. I problemi sono stati quelli dei saluti romani, chi inveiva contro i meridionali, perché ai tempi non avevamo ancora l'immigrazione che abbiamo adesso, quindi non c'erano di certo gli africani. Comunque quello bisogna apprendersi. Certo. E quindi ci fu uno scazzo grossissimo, il concerto riuscimmo a noi eravamo pronti, avevamo un servizio d'ordine piuttosto nutrito, però nonostante questo non riuscimmo a sedare una rissa gigantesca che continuò anche fuori dal teatro tenda in cui facevamo questa cosa. Insomma, fu subito una disfatta, capite? Cioè un insuccesso, no? per diversi numeri di Rockerilla, che a quei tempi era un po' il manifesto per noi. Insomma, cioè le parole anche, no? E nella parte finale c'erano le lettere di alla redazione, e c'erano delle critiche pesanti per qualche due o tre numeri, proprio critiche pesantissime ai Nabat, a noi, a me, insomma a coloro che avevano organizzato questa cosa. Poi invece nel tempo fu molto più chiaro, perché da lì poi le cose cambiarono, ovviamente ci fu la necessità di chiarire chi eravamo, come pensavamo noi e chi erano gli altri, capite? Per cui è uno spartiacque fondamentale, e gli skin diventano o di sinistra o di destra, in linea di massima. C'era anche una piccola parte che non prendeva posizione, che noi chiamavamo apolitici, e comunque, insomma, tempi strani, tempi comunque difficili da affrontare, ecco. Poi non so se sono stato abbastanza. No, posso dire una cosa? I carabinieri di presidio fuori dal teatro tenda scapparono per dare il livello di violenza che si scatenò fuori dal teatro tenda. Non erano pronti ad aspettare, cioè non so. Certo, erano pronti, però. Capite? Cioè, allora andammo a Certaldo, noi si cercava degli spazi, avevamo bisogno di uno spazio insomma, che più vicino al centro Italia possibile, no? Perché la scena Oi per quegli anni si sviluppò molto forte, era forte nel nord d'Italia, no? Però noi avevamo voce anche di altre, anche della, insomma, di Roma, di altre città, per cui per coinvolgere, per invogliare le persone in senso geografico a venire, insomma, venne fuori questa cosa di Certaldo, che poi fu grazie al Nao. Nao, sapete chi è? Applauso a Nao. Per chi non lo sapesse, Nao è venuto a mancare il mese scorso, il cantante dei Basta, che è di Certaldo, proprio dove è venuto questo raduno qua nell'83. Sì, praticamente con i Basta ci conoscevamo, poi avevamo prodotto il loro disco, insomma c'era amicizia eccetera, e Nao mi disse: guarda Steno, c'è un posto qua che può prendere, conosco il padrone, eccetera. Era un ex circo, cioè c'era un tendone molto bello, peraltro, con tutti i cani, era fatto molto bene. E quindi andammo a Certaldo a parlare con questa persona, la quale ci diede l'ok per fare appunto il nostro concerto.
E Certaldo è esattamente a metà strada tra Firenze e Siena ed era il posto più a sud che avevamo trovato, ecco, nelle nostre poche capacità, nel senso che non avevamo tanti mezzi per organizzare, noi di Bologna, organizzare concerti in altre regioni italiane. Poi vabbè, dopo poi le cose in realtà si sono ingrandite, però infatti poi a Certaldo vennero molte persone nuove proprio perché era anche più facile da raggiungere. Pensate che, insomma, parliamo di ragazzi che non avevano ancora la macchina, la maggior parte veniva in treno, ecco, infatti arrivò tanta gente, i carabinieri andarono via perché erano pochi per gestire una situazione di questo tipo. Parliamo di 5, 6, 7 persone contro esattamente 700-800 ragazzi cazzati neri, ecco, per cui dovettero andare via, ecco. Comunque Certaldo, evento epocale, vorrei dire, cioè, assolutamente. È sempre, no, perché... citato, giustamente, perché hanno spartiacque, sì, non è un caso, sì, che il libro finisca proprio con Certaldo, perché è una parabola che conclude una fase più, diciamo, più pura e meno legata, diciamo, alla spartizione politica, no, dei kids. Per noi è così, almeno la visione è questa. Volevo solo puntualizzare una cosa, che nel romanzo si parla anche di una mutazione, di una trasformazione interessante per quanto ci riguarda, perché dal punk noi, perché parlo di quello che è successo a me, quello che è successo a Roberto, quello che è successo a Steno e ad altri kids nostri coetanei, noi mutiamo da punk in skinhead, non è un caso, perché appunto radicalizzando queste differenze di cui parlavamo prima, la cosa che contemporanea, che in quel momento diventa a portata di mano con l'avvento dei Madness, degli Specials, no? E poi dell'OI, è una nuova forma di aggregazione di stile che ti fa veramente differenziare dagli altri, nel senso che il punk comincia anche un po' a commercializzarsi, diventare qualcosa di fashion, no? Fiorucci comincia a produrre pantaloni di plastica nera con i bondage. Cioè, io sentivo, e anche i miei simili, che il punk stava diventando qualcosa di assimilabile, assimilato, no? Di standardizzato. Invece essere skinhead, perché l'immagine dello skinhead come, diciamo, estetica arrivava attraverso Specials, Madness, Bad Madness, e poi con lui diventa un qualcosa di completamente alieno. Cioè, voleva dire frequentare il liceo, la scuola tecnica, dove andavo io per esempio, ed essere un qualcosa di completamente avulso da tutto il resto del mondo. Cioè, ribadire l'individualità assoluta che cercavamo, no? Perché c'era una ricerca di individualità. Cioè, essere punk in quel momento lì, per quanto mi riguarda, sto parlando di un'esperienza personale, voleva dire essere associato a certi fenomeni che erano sempre più nei media, no? Essere skinhead voleva dire essere un alieno totale, cioè quindi qualcosa di non riconoscibile. E quindi la ricerca dell'individualità assoluta, che in quei momenti governava, per esempio, insomma, il mio interiore, perché cercavo di crearmi una personalità, no? nella mia fase di crescita, volevo qualcosa di ancora più estremo, e lo skinhead era a portata di mano, perché era una modalità fresca, anche se aveva origini lontane, io non lo sapevo allora, no? Però era qualcosa di contemporaneo, assolutamente diverso, di cattivo, di fiero, di aggregante, era più un concetto di banda, no? Non so come la vivi anche tu, prima era più una questione individuale di persone che si trovavano in un gruppo. Essere skinhead era qualcosa di, in cui il gruppo diventava anche protezione, qualcosa di un po' più, come dire, dava sicurezza anche, un concetto di gang anche, perché questo era. Eravamo un po' un gruppo che era anche una banda. Sì, no, assolutamente. Non nel senso, dico negativo, proprio nel senso anche di protettivo, C'era poi un aspetto comunque di quegli anni, non so, adesso la situazione può essere diversa. Io ricordo un'infinità di pezzi, il mio gruppo preferito all'epoca, non più oggi, dopo i Nabat, naturalmente Stella, prima di Mauro e Nabat, era Linfa Riot, che cantavano delle rivoluzioni sui 45 giri, non so se ve la ricordate, 45 Revolution, come oggi. Quindi si parlava di quello. Io ricordo che erano gli anni, invece, lo ricordiamo nel libro, dove in Italia si sparava davvero. Cioè nel 1980 c'è stata una bomba alla stazione di Bologna, che uno dei tanti personaggi
di non aver vissuto e racconto un'esperienza diretta. Ma magari leggo ancora, perdonate se faccio queste marchette pubblicitarie, leggendo pezzi del libro, sperando un giorno di diventare ricco con questo. Si parla del libro, no? Sì, e sarà difficile, non so se si sente, si sente forte. Sì, ok. E per raccontare anche un altro aspetto che c'era in quei giorni, in quel momento. E di un altro dei personaggi dell'epoca, temo che il nome ci sia, che compaia, qualcuno lo riconoscerà, ma cerco di evitarlo. L'avevano rinchiuso a Casa Sbirra a Bologna, era un ex convento, Casa Sbirra ovviamente San Giovanni del Monte, il carcere dell'epoca. Così non si era dovuto cambiare nome alle celle, una specie di bastiglia, se sapesse com'era fatta. Corridoi che sapevano di sbarre, disinfettante, di panico e inquietudine, pensando non a dove ma con chi potevi venire rinchiuso. Lui per fortuna finì in isolamento, ma non subito, no, non subito. Prima venne interrogato, questo è un amico che aveva picchiato, aveva steso uno sbirro con un pugno. Lo fecero sedere su una sedia di metallo, dicendogli di tenere le braccia dietro lo schienale. Se solo provi a muoverle ti spezzi i polsi. E una guardia si mise davanti a lui appoggiata al bordo del tavolo, il piede sistemato precisamente in mezzo alle sue gambe. Bastava spingere, il dolore toglie il respiro, ma non voglio dirvi il nome, non aveva rubato il tesoro, non aveva le risposte per far cessare l'interrogatorio. Di nuovo in piedi, potremmo seppellirti vivo e dire di non averti mai visto. Le braccia sollevate sopra la testa e la punta del bastone a colpire le costole, e il dolore toglie il respiro. Ma non c'erano vere domande in quell'interrogatorio e la sola vera risposta che volevano era la certezza che non avrebbe mai più colpito uno sbirro. Io non so se le cose sono cambiate, non credo, sentendo anche quello che raccontano le cronache, però c'era anche quella realtà legata al terrorismo, alla legge Cossiga, eccetera, quindi un modo anche di trattarci che era un po' diverso magari da come è oggi, non so, magari identico. Grazie. E infatti il personaggio, posso dire il nome? Sì. Cioè il personaggio 9 era un tipo un po' di radicalista, no? Da come è stato, no, ci hai spiegato prima, no? Così ecco. E io ingenuamente, infatti io prima ho fatto questa domanda dicendo ma 9 è esistito veramente? Cioè, nel senso, quando nel libro, non so, lui alla fine sparisce, cioè si muore, ecco. Ho paura di rivelare delle cose. Quando nel libro alla fine cioè lui muore, cioè cosa significa? Visto che comunque il libro, cioè alla fine, cioè, viene proprio scritto, nel senso è tutto reale, ecco. Cioè nel senso, cioè non è romanzato, però comunque è tutta storia vera, ecco. Cioè, quindi quella cosa lì, posso dirla? Il microfono, nel senso che quel fatto lì è simbolico, muore una prima fase, diciamo, la fase di primordi, la fase fresca del, diciamo, del punk in quanto tale, no? E di lui trasformato in skinhead, quindi la morte del personaggio alla fine del libro è simbolica, perché muore un modo di essere. E dove muore accertando, per intenderci, sì, quindi quando muore un'infinità di cose. Vi raccontiamo il finale. Così io faccio una parentesi minuscola, ero accertando, sono stato convinto per 40 anni che fosse morto davvero qualcuno accertando, poi mi è stato detto che non era così, sembra di no. Convinto fino a ieri, sì. Comunque muore, diciamo, metaforicamente il personaggio, perché muore una prima fase appunto di quello che per noi è il punk che si è evoluto nel movimento skinhead, perché poi dopo lo skinhead si splitta, come diciamo in inglese, gli skinhead diventano di sinistra, come diceva Steno, o di destra, e prima gli skinhead erano solo skinhead, cioè praticamente erano veramente, c'era una grande unione attraverso questo stile. Il fatto di chiedersi di che parte politica tu fossi era una cosa un po' di in fondo alla scaletta. E qual era la battuta che diceva Andy di Last Resort, il negozio? Sempre a uno dei tanti personaggi che fa 9, c'era uno skin all'epoca che girava con la falce e il martello sul bombero 6 jeans a seconda della stagione. E la prima volta che andò Last Resort,
prima di Salto, di altro problema politico che ci fu nell'81, il commesso di Last Resort, che si chiamava Andy, sicuramente del National Front, aveva, scusami, perdonami, aveva i lacci bianchi di Dr. Martens, che era il simbolo classico, bianchi per il National Front, rossi per il British Movement, disse a questo skin di Bologna: first skinhead, then commie. Prima sei un comunista, poi prima sei uno skinhead, perdonate, poi sei un comunista. Se ci fosse andato dopo Southall, quello skin avrebbe preso una randellata in testa a Last Resort. Sì, prima non c'era questo muro divisorio, perché non era tanto specificabile, specificato in che parte politica tu fossi, anche se sembra strano dirlo adesso. Però effettivamente dopo Southall, che sono le rivolte dell'81 derivanti da un concetto di Four Skins Business e Last Resort, e dopo questo bombardamento mediatico che immedesimava tutto il movimento skinhead e OI in un qualcosa di assolutamente di destra e basta, e dopo quello le cose cambiarono molto, perché chi era di destra diceva, affermava effettivamente di essere di destra, chi era di sinistra non si riconosceva ovviamente nel ritratto mediatico che gli veniva dato allo skinhead. E vi dico che anche qui in Italia era così, perché io addirittura, devo dire la verità, e qua concludo, smisi di essere skinhead per lo stress che ricevevo per strada e anche da mio padre, della serie, tu sei questa roba qua? Cioè questa roba qua sarebbe che su Panorama, sull'Espresso, sul Carlino, gli skinhead erano dipinti attraverso foto e articoli come sole solamente del National Front o del British Movement, cioè solo di destra. Quindi diventava difficile girare per strada, perché venivi avvicinato dai camerati che dicevano: camerata, io non lo ero, non lo sono, e la cosa mi imbarazzava e mi ha creato una crisi di identità, tanto che ho dovuto rinunciare. Stena è andata avanti, ha avuto più forza di me come tanti altri. In quel momento era veramente difficile, io parlo dell'83, proprio quando successe Certaldo, perché tornando indietro con la mente, successe in quei momenti, era difficile. Perché per strada proprio la gente ti identificava puntando il dito con: ah, guarda, c'è un fascista lì, perché eri skin. Infatti, no, è drammatico, ti dico la verità, perché eri imbarazzante anche. Cioè, cazzo, non è vero, di stare a spiegare 10 volte al giorno quello che sei diventava un po' pesante, no? A livello anche esistenziale, perché diventava... Invece c'è chi ha avuto il coraggio di continuare a perorare lo stile, io non l'ho avuto, dico la verità. Outing. Infatti, perché sia molto più facile, nel senso, la stampa, no? Dire: guarda che quello che ha coltellato, quello che è un razzista, quello tutti che uguali, ha fatto tutti così, fascisti, esatto, che tutti uguali. Quello è nazi, insomma, per la stampa c'ha più materiale, ecco, che dire: guarda che skinhead è andato, magari non so, con la musica, anche black music, no? Troppo so, complicato, cioè, troppo complesso. Dire giamaicano, sono nero, no? Cioè, quindi non dava, secondo me, quel risalto la notizia. C'era, no? Anche, sai cosa, secondo me, per farla molto breve, c'era veramente una grande espansione del movimento all'epoca che faceva anche ora, secondo me, sono bastati 4 colpi di manganello mediatico per sedare una cosa che stava crescendo in modo molto esponenziale, perché molti kids si ricominciavano a riconoscere in questo stile e in tutta Europa. Quindi fu una cosa che partì dall'Inghilterra, ma poi si irradiò in Francia, in Italia, parlando di Southall diventava un motivo per poter parlare anche degli skin di casa propria, e ci fu veramente una castrazione mediatica fortissima. Infatti poi successero fatti molto divisivi, chi continuò, chi smise, eccetera. Dopo lo conosciamo meglio, però era solo per spiegare che all'inizio non fu facile e fu addirittura problematico, perché venivi dipinto esattamente come una figura diversa e nient'altro. Allora, io mai volevo dire qualcosa, Roberto? Soltanto una nota, visto quello che chiedevi, ma veramente brevissima. Su 9, sempre come password di altri personaggi, c'è un'altra realtà di questo personaggio molto tipica del momento, che è stata citata in apertura. 9 entra, si avvicina al movimento punk e skin arrivando da un'altra realtà, che è quella dell'eroina, perché l'altra grande protagonista di quegli anni è l'eroina dietro ogni angolo. Io sono venuto su prima a richiamare all'ordine, quando eravamo già 2 ore in ritardo, Lili, Steno, Cesare, eccetera, e sentivo che si fumava roba buonissima al piano di sopra. E beh, all'epoca non la trovavi da fumare, trovavi dovunque eroina, soltanto eroina,
lo sappiamo tutti, nessuno ce lo toglie dalla testa, è stata la maniera che ha avuto lo Stato per far fuori il movimento, tutto quello che c'era dietro, insomma, per far cambiare idea sostanzialmente. Bene, grazie, fantastico. Allora, avrei tante domande, però vorrei chiedere se qualcuno, qualcuna, qualche domanda da fare per il libro. Gigio? No, beh, non esattamente per il tempo. Il libro bellissimo, mi complimento anche per la grafica, perché proprio fa parte, è integrata la narrazione. Una cosa che da vecchio punto mi sono chiesto, dicevo un altro elemento fondante, adesso io nell'82 non c'ero 4 anni dopo, del movimento skin era lo stadio, e nel libro non ho visto accenno. Hai ragione, nel senso che in quei momenti lo stadio nella fase primordiale per esempio per me non era fondamentale e non era importante, seguivo il calcio anche molto di sfuggita, però cominciai ad andare allo stadio, sì dopo, no? Però in quei momenti l'identificazione tipo anche attraverso i dischi dei Cocteau Rejects, no? Con lo stadio avveniva in modo, cioè, per osmosi, per rientrare anche nello stile. Ti assicuro che a me è successo così, ma non ero un grande appassionato di calcio, lo difendi in quella fase perché rientrava nello stilema, no? Te lo dico in tutta sincerità. E per altri forse lo era già prima, anzi, il sostegno è stato sempre un segnale. Se avessi seguito il calcio anche prima, per esempio. Volevo dire che in Inghilterra in quegli anni era fondamentale e in Italia lo è diventato forse quando sono giovane io, cioè seconda metà anni 80, che c'erano gli skin che ballavano l'house, ma erano skin perché gli skin menavano. Sì. Come la cultura boot boy inglese, che è associata prettamente solamente allo stadio, perché si disgiunge dall'ascolto dello skinhead drag, e i boot boys non sono neanche più skinhead nel senso stretto, diciamo, stilistico, ma boot boy è proprio un modo di essere hooligan, quindi il calcio e l'essere hooligan era una parte dell'essere anche skinhead, no? Anche. Sicuramente, poi ti parlo di una fase in cui lo skinhead stava nascendo come movimento e il calcio era una componente X che c'era o non c'era proprio, perché eravamo tutti ex punk, pochissimi nascevano solo skinhead dopo sicuramente, però tutti quelli che conoscevo io erano tutti ex punk che diventavano skinhead, quindi il calcio era qualcosa di remoto che qualcuno aveva in sé perché lo era già, no? Però invece faceva parte del pacchetto a livello stilistico, conoscendo poi anche lo stile un po' più approfonditamente dopo, no? All'inizio era proprio una questione più estetica e legata sia allo music, allo street punk che allo ska. Poi il calcio è subentrato anche, assolutamente. Hai ragione. Volete aggiungere o che? Sì, vorrei dire qualcosa. In realtà c'è il collegamento skin calcio quasi da subito, perché ad esempio io invece, a differenza di Cesare, andavo già allo stadio, ma ci andavo col mio papà, col mio nonno, fin da piccolo mi hanno abituato a guardare le partite, a seguire il calcio, e ancora oggi lo faccio. E sull'arrivo degli skinhead allo stadio a Bologna bisognerebbe fare un libro. No, perché questo è un altro discorso ancora, c'è un'esperienza bellissima, perché vedi, è vero quello che dici tu, che in effetti in giro per l'Italia molte formazioni ultras di pelati così erano molto simpatizzanti per l'estrema destra, ma... Parlo per Milano. Beh, ma sì, ma sai, ma anche altre realtà, insomma, non solo Milano, anche in altri posti. Tanti. Però noi a Bologna invece, che avevamo una cultura molto diversa, la tifoseria tra virgolette di sinistra, abbiamo una connotazione estremamente diversa, no?
Io ho citato, prima, poi ho citato, mi ricordo, lo striscione Total Chaos. No, ma vedi, quello c'entra fino a un certo punto, cioè quello viene dopo, poi Total Chaos, sai, era un negozio che vendeva roba gadget per Ultras. In realtà il primo striscione nostro è Nabat Supporter, perché quando noi siamo andati allo stadio, eravamo 4-5 persone, abbiamo conosciuto gli Ultras, io poi in parte li conoscevo già da prima, e fu una cosa bestiale, cioè, diventammo famosi, cioè gli Ultras ci volevano, capito? Cioè, quindi ci diedero subito lo spazio per fare degli striscioni, anzi fecero loro questo striscione Nabat Support, perché poi loro cominciarono a venire a seguirci, no? nella nostra vita, quindi seguivano i Nabat, scoprirono lui, scoprirono il punk, no? Tanti Ultras sono diventati skinhead. Ma tanti, potrei fare dei nomi grossi, ma non li faccio nemmeno io, ma molti di noi vengono dallo stadio, almeno quelli di Bologna. E quindi fui io poi a dire, ragazzi, ok, va bene Nabat, però a questo punto, visto che siamo un gruppo, visto che ci siamo e siamo tanti, facciamo skinhead. E quindi facemmo lo striscione skinhead che ha girato per diversi anni. Anche Genova, cosa skin? Sì, ma poi sai, piano piano tutte le città, piano piano i gruppi di rasati cominciarono a comparire, cominciavano a vedere le distinzioni, eccetera. Per cui anche quello è un aspetto che avrebbe, se vogliamo, che va avanti ancora. Ad esempio, quando siamo stati a suonare ad Amburgo, dove c'è una realtà fortissima che è San Paolo, no? Che è una squadra, pensate, che non è nemmeno in Serie B, però ha un tifo incredibile, e lì noi abbiamo suonato dentro lo stadio del San Paolo, capite? Non sull'erba, ma sotto c'è una sala per i concerti che la società ha destinato ai tifosi, capite? Per cui il mondo della musica e gli Ultras poi in realtà nasce lì e si sviluppa e si sta ancora sviluppando in Italia. So, potremmo citare l'esperienza di Scheggia a Bologna, no? Che sono questi ragazzi che vanno allo stadio e che però fanno anche i concerti, no? Organizzano presentazioni di libri e live, concerti live, insomma, di tanti gruppi. Per cui è una cosa molto importante che comincia in quegli anni lì. Poi a seconda un po' delle realtà cittadine che uno va a verificare, ci sono lì i colori politici. Ma c'è, il collegamento c'è ed è molto forte, e anzi io devo dire, cioè, se vogliamo, un po' il punk visto dagli occhi degli skinhead, no? Va a modificare anche un po' l'abbigliamento attuale degli hooligan o degli ultras, no? Perché poi bisognerebbe anche risalire e capire da dove vengono gli ultras. Sapete da dove vengono? Cioè, ultra, no? Non erano altro che i compagni, coloro che facevano il movimento politico studentesco, il giro per l'Italia, i famosi, che diceva prima Cesare, di lotta continua, potere operaio, eccetera, che si mettono ad andare allo stadio per cercare di arrivare dove il movimento non riusciva ad arrivare. Quindi cosa c'era di più importante in Italia? Qual era lo sport popolare per autonomia e per eccellenza? Era il calcio. Quindi nasce il fenomeno degli ultra, vanno allo stadio con gli striscioni come quando si va in corteo e mettono i nomi dei loro collettivi, capite? E si inventano gli slogan, no? Gli stessi slogan che vengono urlati nei cortei vengono cantati allo stadio, questa volta magari più sulla squadra di calcio, sulla città, sui colori, piuttosto che sui temi sociali, ma diciamo l'attitudine è la stessa, da qui vengono gli ultras. Stiamo divagando. Grazie. Sono altre. Basta, ok. Ok, no, l'ultima, di due veloce, dai, veloce. Volevo sapere una cosa su Certaldo. Certaldo, perché io ero molto giovane, però lì c'è stata una forte spaccatura tra gli skin, no? Extrapolitici. E
ne parla ancora oggi, quindi volevo sapere qualcosa in merito. Ah, si vede che eri fuori allora, perché ne abbiamo parlato. Ah sì? abbiamo parlato tutti e tre. Abbiamo detto che Certardo è stato ovviamente lo spartiacque, da quel punto gli schemi sono stati chiamati a prendere una posizione da una parte e dall'altra, si sviluppano due movimenti differenti fra loro, non pensiate che quegli altri vadano male, guardate che c'è tanta gente che fa musica anche dall'altra parte. Mentre fino a quel punto, diciamo, erano mutuati, cioè nel senso che non avevano una scena culturale, quello che hanno fatto dopo è quella di crearsela, no? Noi invece abbiamo continuato a fare quello che già sapevamo fare. Quindi è stato importante, cioè subito ha creato impopolarità, specialmente per noi che l'abbiamo organizzato questo raduno. Abbiamo parlato di Fabio, cantante dei Basta Now, quale ha contribuito, lui è stato quello che ha trovato il posto, no? Di fatto, perché Certardo, stavamo dicendo prima, è tra Firenze e Siena ed era il posto più a sud che eravamo riusciti a mettere in campo, perché volevamo coinvolgere anche quell'altra parte dello stivale, visto che la scena OI stava crescendo bene in tutto il nord Italia, ma non avevamo ancora contatti con altri, con quelli di sotto, diciamo, di centro e di sud, quindi cercavamo il contatto con queste persone, il contatto c'è stato, ma non era proprio quello che volevamo. Prima sul treno merci. Però ecco, tutto questo col senno del poi è servito per creare la nostra parte, che è quello che siamo noi e che siete voi, di fatto. Ecco, per cui ricordiamoci che gli Skin non sono un prodotto della destra. La destra si è interessata fortissimamente agli Skinhead perché erano molto appetibili per la loro semplicità. E, sapete, gli Skinhead non avevano nemmeno una musica all'inizio. Prendevano in prestito la musica degli altri, no? Il soul, che era la musica dei Motor, che sono un po' la versione borghese degli Skinhead, quelli che potevano permettersi una Lambretta, che potevano mettersi un Harrington piuttosto che un bomberaccio, no? E, per cui, insomma, e poi dopo c'è stato, vabbè, il reggae, no? Cioè, ma soprattutto il rocksteady, l'incontro che è stato fondamentale. Con i giamaicani, no? Con tutti questi immigrati che venivano dalla Giamaica e portavano la loro cultura, no? E nelle periferie di Londra, nelle periferie delle grandi città inglesi, e di lì è nata la musica dei neri per i bianchi, per i giovani bianchi, pensiamo ai Simari, ai Pioneers, a tutte queste band di artisti neri che però poi suonavano per un pubblico, non solo le Light che mi viene in mente, che hanno veramente formato noi altri anche a distanza. Per cui le origini degli Skinhead sono queste. Poi c'è stata una grande operazione fatta da queste persone che comunque sono molto abili nel capire e nell'intercettare le correnti giovanili e hanno fatto una grande opera di persuasione, pensiamo agli Screwdriver, no? White Power era anche una musica, cioè dopo nasce il rock, no? Rock Against Communist, no? Tutto il resto. Per cui c'è una grande operazione per cercare di portare questa gente dalla propria parte, cosa che è riuscita a metà grazie anche a noi, ai Red Skin e a tutti i gruppi che si sono seguiti. Potremmo citare per l'Italia la banda Bassotti, ma potremmo parlare degli Oppressed, no? Che si sono inventati Roddy Moreno, non dimentichiamolo, con la Sharp, Skinhead Again, no? Cioè loro ad esempio non ponevano un termine ideologico, bastava essere antirazzisti, questo era importante, il tema era questo. E secondo me noi siamo quelli che vinciamo questa battaglia perché gli altri non hanno ragione di esistere, capito? Per come stanno andando le cose, per come si stanno evolvendo purtroppo le cose in questo mondo, su questo possiamo avere ragione oggi, anche se sono ancora, no? Cioè, questo è il tempo del no future, cioè perché il punk ancora oggi è così fondamentale, così attuale nella musica
è ancora molto ascoltato anche dai giovani, crediate che ci sono molti ragazzi giovani che ascoltano Punk, perché è veramente il periodo del no future, del controllo completo e della non alternativa, qui non c'è tanto da stare allegri. Bravo, bravo, ottimo. Allora, visto l'orario, non si accettano altre domande. E ringraziamo Roberto, Cesare. Grazie. Adesso ovviamente il programma continua con Sterba e Navad Acoustic Duo, che sono in due, infatti non ci saranno batteria, insomma non elettrico. E dopo rimanete qua che continuiamo a mettiamo della musica, continuiamo a ricordarci del modo. Grazie a tutti. Grazie.